Era tornato a giocare a Benelli, ma prima nel mercoledì festivo la squadra di Dossena era stata protagonista di uno spettacolare 5-5 con l'Atletic Capi. In attesa dei recuperi dei lentigioni, i giallorossi salgono al secondo posto della piazza in virtù del successo di ieri ottenuto contro l'Ostica San Maurese, che in trasferta è squadra che si fa rispettare. Direzione arbitrale affidata a Gianluca Catanzaro della sezione Manca Dirlo di Catanzaro, coadiuvato da Simone Mino di La Spezia e Matteo Manni di Savona, terna dunque calabrese e ligure. L'inizio è tutto dalla formazione di Protti, che sfiora la marcatura in due occasioni, prima con un affondo sventato in corner da Botti e successivamente su una conclusione di Merlonghi con l'attaccante che si vocifera di un possibile passaggio alla San Benedettese per lui, che viene bloccato da Botti. Dall'angolo il Ravenna si rende pericoloso con il colpo di testa di Polvani terminato a lato. In contropiede Saporetti incanta, delizia e apparecchia per la conclusione di Prati, che non riesce ad incidere come vorrebbe. Saporetti, né bene né male, diviene ancora protagonista dell'affondo ravennate. La sua discesa si stampa sul palo, sulla ribattuta e tiro cross servito a centro dell'area di rigore non trova deviazioni vincenti, ma il gol è nell'area. Nasce da rimessa laterale che manda in porta Calì, il numero 8 fredda così Chieli per buona pace di tutti. 1-0 per i padroni di casa e primo piano meritato per il giocatore giallorosso. Ravenna che non si accontenta, figuratevi se si accontenta Calì, ed eccolo che si fa trovare solo Soletto al centro dell'area di rigore per il tap-in vincente per la personale doppietta che regola la San Maurese. 2-0 dunque per i padroni di casa. Dalla stessa fassa arriva poco dopo il tris, traversone in mezzo e via al festival del gol con Dorsi che risponde presente. 3-0 può bastare così per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Nella ripresa assistiamo alla sgaloppata del numero 7 alias Lusignoli, che si conclude con un tiro indirizzato nell'area angolo alla destra di Chieli, laddove l'estremo ospite neppure con un colpo di reni potrebbe arrivare. Il poker a questo punto è servito. Ravenna che va vicinissimo alla manita, qui Chieli ci mette una pezza, segnali di risveglio per la San Maurese con Antonini che rischia il quasi autogol. Chi dall'altra parte va vicinissimo alla tripetta personale Calì, ma Chieli ancora una volta è costretto a rifugiarsi in corner. Termina qui una gara che vede Ravenna legittimare il secondo posto in classifica, calcio champagne che non guasta in un clima di feste natalizie.